avevo scelto questo orgo perché io sono nativo di mamma. E sono andato all'estero, mi sono affermato in tutto il mondo e sono ritornato anche perché mia moglie un dia si preferiva la capra, io invece per prestare che avevo il successo. Allora siamo venuti qui, abbiamo trovato tanti ostacoli a mafia, i locali, ma però ora mi ci aspettate. Mi chiamano i Don Chisciotti. I Don Chisciotti perché la settimana scorsa il quotidiano ha portato una grande lettera di Nicco Spadaro, Don Chisciotti, lettera così. Non so. Il volto di Cristo nel momento in cui dici uno di voi mi tradisce, allora tutti i posti si sono agitati, chi crede, chi piange, chi è meravigliato, chi è feroce, tutte espressioni così, per questi di grigni denti, questo è meravigliato e questo è giusto, impossibile. Giuda, in questa famiglia, Giuda, i traditori. Questo è un regalo, questi battrelli, mi ha donato la ditta di DHA e ceramica, ho due camere apportate qui, ho contribuito. Come dei transumanti, perché tutte le opere le ho arrestate girando in tutto il mondo. Ho voluto rilasciare questo come tempio d'arte, un arcaico futuro. Di Tommaso Campanella ha detto che Pitagora era calabrese e che tutte le arti, la filosofia, la matematica sono partite da Ocri. Allora non siamo la Magna Grecia, dobbiamo chiamare la Grecia la Magna Italia, perché hanno preso tutte da Ocri, a Roma, la Magna Italia, anche Roma, non il contrario. La
interesse della fotografia vuole essere un congelamento o un blocco di quel, un fermo di quel, quel momento. Quello che mi interessa in modo particolare, indipendentemente poi dalla riuscita, è la, la riproposizione della sensazione. Mi sono trovato in modo quasi inconscio a riprendere alcune lavorazioni, tipo il frantoio. E qua mi scatta il meccanismo del documentario, della memoria di queste azioni. Non era tanto l'entusiasmo del momento che si creava il frantoio tra me e Muzzotero, ma era vero il fatto che non c'è più memoria se non si va a parlare con un anziano. Io quello che mi accorgo sempre di più è che questo impegno verso la documentazione, verso la ricerca etnofotografica, verso l'antropologia, è più un fatto di mi viene da ridere, facciata, di maschera. Ma quello che mi piace è la fotografia, l'immagine che mi... Per me la fotografia è l'immagine ed è la sensazione che ti dà. Poi, a contraddire tutto quello che abbiamo detto prima, riesce ad essere un documento specifico, tecnico, capace di trasmetterti quel sapere, ma a me, prima ancora che quel sapere, l'immagine deve dare, o perlomeno la mia cosa che dovrebbe dare, quella sensazione. E qua sono molto egoista, molto egocentrico. Quella sensazione che ho avuto io deve ritrasmetterla. Ovviamente ognuno è libero di prendersi la sensazione che vuole, nessuno ha da sindacare qualcosa, ma il mio intento è quello. Ne parlo un po' con il sorriso e per essere proprio chiari e onesti con me stesso e con il resto del mondo. È una cosa che mi sono accorto da poco tempo. Intraprendere questa attività perché abbiamo sempre pensato che attraverso il recupero di tutte quelle che erano i lavori artigianali, il lavoro che comunque si poteva creare una forma di lavoro autonomo nel nostro territorio. Subito dopo io vorrei dire che tutto quello che abbiamo visto, tutto quello che stiamo vedendo è stato costruito, è stato creato, è stato regolarizzato con un grande impegno, tutto attraverso esclusivamente le nostre forze. Tantissimi prodotti, tra cui prevalente il gelato, poi abbiamo una linea artigianale di prodotti
ed eccellenze esclusive del territorio, tipo il recupero di alcuni frutti che ormai sono poco usati, soprattutto in questo settore, a partire dalle more di gelso, dell'antico gelso, che ha una storia un po' particolare qui nel nostro territorio, perché sempre di più comunque il mondo, le persone si informano su tutto quello che mangiano e sempre di più sono apprezzate tutte quelle cose che comunque portano in dei ricordi lontani. Recuperare tutto questo e trasformarlo e portarlo sotto altra forma, cioè magari portare un frutto oggi non sarebbe mai apprezzato, portarlo attraverso il gelato, cioè quindi fare una ricerca e un recupero di questo, trasformarlo e portarlo sul mercato attraverso un nuovo prodotto potrebbe essere, capito, un mondo nuovo. Io penso che anche le conoscenze, non so, cioè le conoscenze, gli scambi, il crescere, la cultura e il recupero soprattutto della vera cultura, che quelle cose che oggi veramente mancano nella nostra società, servono per ognuno di noi, perché noi siamo produttori di gelato, ma potrebbe integrarsi in tantissime altre cose, nel recupero di tantissime altre cose. Quindi secondo me questo è uno dei primi passi da fare oggi per diventare alternativa. L'oggetto che trattate e il mezzo con il quale lo trattate. Oggi ci dobbiamo riassumere la memoria di quei fatti lontani, quindi questo bianco e nero è come una saldatura del passato e del presente. Diciamo che la Cineteca della Calabria nasce nel 98 da un gruppo di operatori culturali che decidono di creare una struttura a sostegno di quello che già facevano, che era un lavoro di ricerca sul territorio, nel segno del recupero della memoria storica di una regione, di un territorio che è la Calabria, attraverso il cinema, il documentario, la fotografia, insomma la produzione audiovisuale. Siamo? Là? La scelta fondamentale è stata questa, intanto avere come indirizzo di ricerca il discorso antropologico e etnografico. Naturalmente, essendo la Calabria priva di qualsiasi ricerca sul cinema, abbiamo iniziato dal mondo della presa. La produzione ci è consentito, intanto, di entrare nel territorio calabrese. Quindi, guarda caso, il primo documentario che abbiamo fatto, che si chiama Infatti di Melissa, si rifà a un film mai fatto in Calabria. Abbiamo scelto questo fatto storico, ovvero, per parlare di cinema. La loro rappresentazione va oltre quello che è la realtà.
E questa, infatti, è proprio questa lettura di quella realtà, leggenda, che spesso non ha messo d'accordo i critici. Li rimproveravano all'epoca negli anni 50. Questo è troppo estetizzato. Di non avere questa. Di non provare a ideologizzare. Perché lui non faceva domande, non faceva, no, non faceva domande né voleva risposte. Cioè ti consentite. Guarda, tutto il contrario. Adesso dobbiamo fare domande e non voleva risposte. Le risposte le quando volevi tu, lo spettatore, no? Tu hai visto questa cosa, io non ti faccio nessuna posizione, però... perché io, spettatore, vabbè, ok, ma in quel momento lì potevo dire pure che la cosa non mi interessava, però prendere nel tempo. E quello che succede, noi abbiamo proiettato, ad esempio. Che come un'esperienza. Noi abbiamo proiettato in giro per la Calabria, e non solo, per 5 anni di film. Cioè ce lo chiedevano in ogni posto lontano, perché erano attratti da queste cose. Volevano vederlo, volevano capire che cosa De Sedda voleva significare quando rappresentava un mondo contadino. E lì poi si creava. Poi alla fine hanno capito che lui non è che volesse tornare al mondo della povertà, eccetera, ma il suo è un discorso soltanto politico. La domanda che formulo insieme a voi è questo: ma possiamo rassegnarci ad un realismo politico che, come dire, si converte in cinismo, in rassegnazione del dato di fatto? La politica è pensare l'impossibile. Ecco perché Campanella, insomma, raffigurava, no? La scienza e la tecnica, la sapienza diffusa. Perché? Realisticamente è il sapere diffuso, condiviso a salvarci, a proteggerci e a salvarci in attesa, come dire, della salvezza ultima, della parusia. Ma in attesa che facciamo? Nel frattempo che facciamo? A chi ci affidiamo? Ci affidiamo alla comunità, a noi, a ciascuno di noi che condivide con l'altro il destino comune. La prima forma della condivisione che consente, come dire, all'individuo di immunizzarsi dalla paura collettiva della morte è il fatto, l'esperienza, insomma, di non morire da solo. Di non morire da solo. Il rito della morte è un rito collettivo. Cioè, quando moriva un paesano, mancava al paese, alla comunità, è una sottrazione comunitaria. Allora, ecco la funzione della comunità, della polis, l'esperienza della condivisione di qualcosa che è, come dire, la cosa ultima, la morte, come la nascita. Un ceto rosso di dire se gioia lo so, se gelo lo so, se gioia o tormento o l'ardore. Cioè, perché noi stiamo insieme? Cioè, perché viviamo insieme? Perché? Se non per questo motivo. Perché, insomma, no, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Perché, insomma, no. E ne abbiamo tanto più bisogno in quegli eventi costitutivi e destitutivi dell'individualità. La nascita, no? La nascita, no? Che non ci appartengono.
ci costituiscono, ci definiscono, ma non ci sono proprio, perché ciò che ci appropria è la condivisione, è la relazione, la morte come relazione, la nascita come relazione e la morte come relazione. Ecco, no? L'individuo percepisce, come dire, nella polis, nella civitas, nella comunità, di diventare, di essere immortale. Qual è l'elemento che conferisce immortalità a ciascun singolo individuo all'interno della condivisione civica? È il succedersi delle generazioni. È il succedersi delle generazioni. Ah, così dinno. Ah, come vogliamo? Ma per buoni mani. Io vi domandava sempre. Lo saci, caro mani. Come sonate voi, non sono nessuno con l'organismo. Non ci importa come venite, basta un devito non latte a noi. Già tanto. Però tenete conto che ci sono pure un euro cento e l'uno. Andiamo. Da sono te ne andava, Cimo. Anda vita ma per te ma vedono che vanno ma vedono. Ma non ci vuole contare questo sistema. Questo è caio il sistema che sta che conta. Perché ognuno andava a dimensione sua, capito? Quindi ognuno buca come ci vuole. Questo girando cadinta faccio un lavoro, no? Ci vuole d'olivo. Mi ricordo che altre cose, tante legne che si poteva fare il ciliegio e un po' di tutto. E bruvera, diciamo la bruvera in dialetto. Eia! Vabbè, piano. E faccia la vita, Iro, faccia la vita chi male. Questo è importante. E poi l'ha filmato così. Avuto per il giorno suo di compleanno. Ah, l'avevano fatto così. Ho filmato. Vabbè, continuate che va bene. Oh Margherita sei un fiore sempre bello, e solo tu mi fai restare giovincello, l'amore nostro è sempre quello, e che nessuno mai fermerà, cia cia cia. Basta così.